Comunque ce la tirano, eh. Cioè, non ci vanno sta, non ci vanno sta che siamo una cifra, che riusciamo a riempire piazze, che non viene nemmeno Grillo e voi state qui, ascoltate e partecipate, e che siamo una comunità, e che quando... che vinciamo noi, è vero. E sapete... no, sapete su che cosa riflettevo l'altra volta? Su una cosa che succede solamente con il Movimento 5 Stelle, non piove, piove di meno, ma io là sotto, cioè mi sembrava Madonna sotto, datemi l'ombrello, vi prego, non mi sa dice per niente, ecco, no, va benissimo così. E, pensavo, a parte vabbè la differenza che c'è tra noi e loro è palese, quindi inutile starla a rimarcare, ma la differenza che c'è tra chi vota gli altri partiti e chi sceglie di fare un percorso col Movimento 5 Stelle. È vero, nessuno di voi, nessuno di noi si muove per dare un voto, quello è importantissimo, ma perché lo sperimentiamo dentro che finalmente contiamo qualcosa quando andiamo a votare, perché il diritto al voto ce l'abbiamo sempre avuto, purtroppo non contava niente, tu potevi votare quello che ti pareva, ti sentivi una campagna elettorale di un certo tipo, andavi a dare il voto e il giorno dopo scoprivi che in realtà stavano facendo l'esatto contrario. La cosa meravigliosa che accade con il Movimento 5 Stelle è che quando ti incontri ti riconosci, sai che davanti hai una persona che se sta facendo questo percorso lo fa perché dentro lo muove la voglia di cambiamento, è una persona che si è ribellata al sistema, è una persona che quando tu la incontri ti fidi. Signori, io, cioè, vi giuro, in un mondo dove non ti fidi, in un... Te sei impazzito. Guarda, ancora non l'hanno legalizzate le droghe, quindi facci il favore, ci metti solo un mezzo ai guai, faccia la gentilezza, già ce ne abbiamo tanti dei nostri che si andiamo a cercare. Veramente... In un mondo dove non ci si fida di niente e di nessuno, tu quando sei in un contesto come quello del Movimento 5 Stelle, sai che della persona che è vicino ti fidi. E se questa non la chiamano rivoluzione, io non lo so come la vogliamo chiamare. Anche perché dall'altra parte c'è una guerra, e loro, signori, questa guerra la sanno fare e hanno tutti gli strumenti per poterla fare, partendo da quelli mediatici. E c'è una guerra a togliere la sovranità al popolo. Guardate, io questi giorni sta accadendo di tutto, in particolare stanno cercando di fare queste modifiche strutturali del nostro paese, no? Allora aboliamo il Senato, però attenzione, aboliscono il Senato ma inseriscono la Camera delle Autonomie, aboliamo le province però attenzione, levano le province e mettono le città metropolitane. Allora noi ci avevamo la Camera dei Deputati, il Senato, le regioni, le province e i comuni, ok? Adesso avremo la Camera dei Deputati, la Camera delle Autonomie, le regioni, le città metropolitane e i comuni. Che cambia? No, però ha cambiato una cosa fondamentale. Prima noi eleggevamo, cioè andavamo lì e votavamo per Camera dei Deputati, Senato, regioni, province e comuni. Adesso, signori, voteremo per la Camera dei Deputati. Questo sembra un brutto gesto, ma non lo è, perché questi altri due sembrano un'altra cosa. Per la Regione e per il Comune. Questi altri due enti, che comunque ci saranno e ci governeranno, se li eleggono da soli. Verranno eletti dai vari rappresentanti territoriali o regionali o comunali o provinciali o quello che gli pare. Hanno detto che hanno abolito le province, hanno aumentato di 31.000 unità i consiglieri comunali. Perché? Perché serviranno per votare questi altri due organi che saranno esclusivamente rappresentativi degli attuali partiti. Perché noi abbiamo fatto il botto così grande che siamo saliti troppo in alto, non abbiamo più il territorio. Allora questi che cosa fanno? Invece di far votare il popolo, se votano tra di loro, non ce li togliamo più di torno. Cioè voi dovete fare attenzione, perché qui ci stanno fottendo la democrazia. Io mi rendo conto che questi non sono i discorsi che fanno audience, che la gente ti fa l'applauso, ma io me ne sbatto. Il cittadino deve essere un cittadino informato e non vi informano di niente. Vi dicono una manica di stronzate. Tutto quello che sta raccontando Renzi non
esiste, non ci sono le coperture, o se ci sono già sono impegnate, perché la legge di stabilità, quella che ha spartito i soldi che c'aveva quest'Italia, è stata fatta a dicembre. Renzi lo sa. Renzi si sta facendo la campagna elettorale come se l'è fatta a Berlusconi. Berlusconi levava l'IMU, questo ci ha dato 80 euro. Ci stanno pagando, stanno comprando i voti. Io lo chiamo compravendita. Tu non mi puoi da 80 voti e me li metti in busta paga il 27 maggio, cioè due giorni dopo che devo andare a votare. Ma quanto ci avete voglia di farvi... E vi dico di farvi perché, signori, se io sto qua è perché ho deciso di fare un'altra scelta. Di farci prendere per il culo. Quanto ancora glielo permetteremo? Perché se alle europee ci sarà ancora 9 milioni di persone che voteranno PD. Il PDL non c'è sta più, non so che se voteranno quell'altri, perché che cosa gli è rimasto? Forza Italia e NCD non esistono, che cosa sono? Quell'altro finalmente gli avevamo dato 4 anni prima, 2 anni di interdizione ai pubblici uffici, abbiamo buttato de fuori, se lo fanno risorgere un'altra volta, cioè veramente, che ne so, la leggenda del Tutankhamen avevamo ricreato proprio, una cosa assurda. Questo è lo stato dei fatti. Allora io non dico tanto, perché voi lo sapete, noi abbiamo 2 mandati e poi a casa. Una volta che abbiamo portato a casa una missione, lasciamo il posto a chi come voi oggi sta qua, perché io in questo stesso parco, l'8 settembre del 2008, il 9, che cos'era? 2007, Lombardi, grazie. Ben trovata. È un piacere vederla, deputato. Che guarda che ci tocca fare nella vita, Lombardi. Sì, perché io lo trovo assurdo. Dovrebbe esserci una stampa, una televisione che dice queste cose, che quando dicono hanno tolto le province, dice sì, però vanno regalato 31.000 nuovi consiglieri comunali, che non hanno levato un soldo, in realtà spese invariate. E che vuol dire? Dovevamo risparmiare. Tagliavamo le province per non avere soldi, non mi dia a spese invariate, dimmi a spese ridotte, no, a spese invariate. Che significherà? Che quei soldi comunque a qualcuno gli dovranno dare. Allora, 24 maggio, le europee, io non ve sto a parlare d'Europa perché sennò avete primo troppo, quindi ci è bastato parlare d'Italia e già penso che non ne usciamo messi bene, ma il 24 maggio c'è un'occasione anche per, non solo per andare in Europa e cambiare le cose in maniera strutturale, ma anche per provare a non farci strangolare in 4 anni di un governo, di un fantoccio che si è messo lì da solo. Anche in quel caso la democrazia se la so dimenticata. Ci hanno dato 2 presidenti del Consiglio senza che nessuno l'avesse mai votati. Quindi pensiamoci bene quando andiamo a votare, perché se il botto che faremo in Europa sarà ancora più grande, forse potremo andare da Renzi e dirgli: ma tu chi rappresenti? Ma se il 30% degli italiani ha votato il Movimento 5 Stelle, ma te chi rappresenti? E signori, 5 anni di Renzi non ce li possiamo permettere, cominciamo a cambiare e cambiamo col Movimento 5 Stelle. Grazie.